Un ricordo ovviamente dovuto all'amico Mennea, scomparso proprio negli scorsi giorni, e un ricordo positivo di quegli anni, in modo che possa essere da esempio ai nuovi corridori bergamaschi, ma non solo. Beh, proprio se n'è andato da solo. Nessuno di noi, dalle telefonate che ci sono state in questi giorni, sapeva della malattia. Io stesso ero in contatto con lui telefonicamente perché, tra l'altro, mi aveva mandato qualche mese fa a casa il suo ultimo libro, dove lui aveva pubblicato una mia lettera che gli avevo mandato quando avevo fatto il record del mondo. Io avevo staccato la spina quell'anno lì. E niente, un amico. Un avversario leale perché io ho avuto occasione di batterlo e lui in una gara, in un campione italiano sui 100 metri, su un fotofinish molto controverso, la vittoria toccò a me e lui era stato molto, non tornò mai neanche sull'argomento, accettò la sconfitta. Quindi un avversario leale. Un compagno di allenamento da imitare, perché spesso e volentieri io e gli altri. A un certo punto, finito l'allenamento, ce ne andavamo sotto la doccia e lui rimaneva sul campo. Specialmente in occasione di certi allenamenti durissimi, che ancora oggi per me sono una fobia. Ancora oggi mi viene in mente quando non riuscivo a buttare nei polmoni l'aria che mi serviva. Non riuscivo a recuperare e lui faceva, questo lavoro continuava per un'altra mezz'ora. Quindi era un esempio per noi, determinato in gara. E questo, vabbè, ognuno ha la sua determinazione, a me non mancava niente, in gara vendevo cara la pelle, ecco cioè quando arrivi lì la pelle o ce l'hai o non te la fai, ecco, non te la fai mai se non hai quella voglia di emergere. È un amico perché lui, io ho un grande rispetto per Pietro, persona introversa. Perché lui poi ha fatto il politico, è stato in tante iniziative, che non era propriamente l'atletica, e ha sempre messo fuori la faccia, è stato criticato, ha sempre risposto. Direi che oggi manca un personaggio tutto tondo di carattere. Ecco, potrei raccontare mille cose, staremo qui 2 ore, guarda. Cosa diciamo ai giovani? Come avete ottenuto i vostri risultati? L'impegno, la fatica, l'umiltà forse? Quali sono i valori che devono portare avanti se vogliono fare strada? Guarda, io ho iniziato a correre per caso a 18 anni, a 20 ero in nazionale, a 22 facevo le Olimpiadi, niente, è una favola, voglio dire che per me è stato tutto è andato via sempre di più, così. E io poi ero figlio di un fornaio, abitavo a Verto, figurati, non sapevo neanche cos'erano i 100 metri, ecco. Però poi un caso e da lì sono partito, esploso. Un esempio ai giovani, sì. Noi, chi ha la fortuna, la voglia, la determinazione di arrivare in alto, deve essere un esempio per i giovani. E lo sport ti dà anche il senso della vita, ti dà il senso di volerti bene. T'alleni e stai bene. T'alleni, vivi il mondo, giri, hai amici, qualche nemico. E lo sport ti aiuta a stare lontano da brutti esempi, da cattive amicizie. Lo sport è fondamentale, ecco. Peccato che la scuola non sia mai stata attenta, non dico non è attenta, non è mai stata attenta. Fortunatamente sui campi abbiamo persone, tante, che aiutano i giovani, però purtroppo queste persone che sono sul campo hanno tutti i capelli bianchi. Quindi lo sport ha bisogno di un ricambio generazionale, non solo dei giovani, ma di chi li prepara. Bisogna dare motivazione al volontariato che oggi, con i tempi critici che attraversiamo, diventa sempre di meno, perché bisogna andare al campo, a volte bisogna avere il portafoglio in mano, bisogna portare in giro, bisogna mettere la macchina così, e oggi qualcuno qualche conto lo fa. L'esempio ai giovani, lo ripeto, è la voglia di buttare fuori l'energia e la voglia di sentirsi vivi.